io penso che tu sia molto scarsa a livello tecnico e fin qui non ci piove. Però penso anche che non vedo in te tutta questa grinta e tutta questa personalità. Credo che tu un'anima ce l'abbia, perché ce l'abbiamo tutti un'anima, però non la vedo, non la vedo quando balli, o comunque non la vedo abbastanza. Non avendo studio alle spalle, non avendo tutta questa grinta, non avendo tutta questa personalità, non vedendo tutta questa anima, io ho dei grossi problemi con te. Adesso togliti le scarpe, facciamo qualche esercizio, ti voglio agevolare nel senso che voglio vedere un esercizio che tu fai tutte le mattine da una settimana, che è il grande allegro, quello con le pirouette, balancé, balancé, ah, sì, la diagonale. La diagonale. Pirouette, no, pirouette en dehors. Questo è il braccio? Non la ricordo bene. Allora, fai tombe pas de bourrée. Non te lo ricordi? La conosci la terminologia? Sì, ma non la ricordo bene. E come fai a non ricordarla bene? Fammi una diagonale di coupé jeté en tournant. No, quello è coupé en tournant. Coupé jeté en tournant. Andiamo male, non conosci neanche la terminologia, Valentina, come fai? Questo è un passo che tu ti ritrovi in qualsiasi coreografia. A meno che non sculetti e basta, giusto? No. Disastro. Piqué arabesque, piqué arabesque. Quello non è un piqué arabesque, quella è una posa. Fammi una diagonale di pirouette, tombé pas de bourrée, pirouette quarta. No, tombé pas de bourrée, pirouette quarta, diagonale di pirouette normale. No. Piqué en dedans? Non lo sai qual è. Sì. Piqué en dedans, en tournant. Questo? No, quelle sono pirouette en dedans dalla quarta posizione. Brisé? Sai qual è Brisé? No. No. Fammi l'esercizio allora che fai la mattina col maestro, quello degli jeté. Almeno quello li dovresti sapere a memoria, almeno quelli, perché non sai un nome di un passo. Non sai fare un passo, non conosci la terminologia. Quando tu parli, Valentina, e dici non avrò chissà quale tecnica, vuol dire che un po' di tecnica ce l'hai, se fai un discorso del genere. Quando io parlo di consapevolezza e di essere coscienti di quello che realmente si sa fare o si è, parlo di questo. Ti stai rendendo conto? Sì, cioè, per fare il ballerino... Non so che non ho questa grande... Sì, ma intanto tu dici non ho chissà quale tecnica, ma per fare il ballerino non basta avere solo l'anima, bisogna avere anche, vogliamo dire, un minimo di studio, un minimo di conoscenza di quello infatti che è la danza. Sono qui apposta, se no sì, non venivo neanche. Sì, ma hai qui bisogno di 10 anni di studio, Valentina. Qui sono pochi mesi e noi siamo qui per portare i migliori al serale, capisci? Questa è una scuola, ma non è una scuola che tu inizi a 9 anni e finisci a 18 anni, perché tu di questo avresti bisogno. Insomma, io se non ho avuto la possibilità prima di farlo, io non posso essere... cioè, non ho avuto la possibilità di farlo. Ho capito, Valentina, ma tanti come te non hanno avuto la possibilità di farlo e non sono in questa scuola. Tu sai benissimo, io non ti ho scelto, non siete stati scelti da noi, noi siamo qua per valutarvi e io valuto quello che vedo. Non posso pensare, povera Valentina, e mi dispiace, umanamente. Mi dispiace, non ha avuto la possibilità di studiare e quindi non ce la può fare. Quello che vedo è una scarsissima, ma non è neanche da valutare, perché tu non ci sei proprio come ballerina. No, non ti parlo solo del classico che è la base, ma tutto, perché tu qua sei chiamata a fare
tutto e non puoi fare determinate, solo determinate coreografie. Adesso io sì, ti voglio vedere. Sì, però mi sembra che comunque mi sono messa in gioco anche su delle coreografie che non è che erano proprio mie mie. Ma infatti non ti puoi permettere, secondo me, Valentina. Cioè, in più, ringrazio comunque che me l'hanno data e quindi vuol dire che un minimo, diciamo, di possibilità possa averla in quella coreografia, però, cioè, non mi sembra, cioè, proprio che mi calzassero a pennello. Quale, quella che hai fatto di Garrison? Beh, sì, comunque c'era un écarté, c'era questi giri in attitude, tanti scenè. Era invedibile, Valentina. Però io tu mi sono sentita, io sì, lo so che magari sulla tecnica, è così, in più, sulla, la in tecnica più ti sì, ripeto. Però io dentro di me so che posso dare tanto. Ma so anch'io che dentro posso... di me penso di essere una grande pittrice e poi disegno la casetta col sole giallo e le righette gialle intorno. Valentina, questo non può essere un discorso. Quanti anni hai? 24. 24, non sei una bambina. In più, ti ripeto, ci sono dei, chiamiamoli danzatori, che hanno magari delle carenze tecniche, ma che compensano con grande personalità, con grande presenza scenica. Io in te non vedo neanche questo, ma per forza, perché sei talmente insicura sotto, che non hai la facoltà, non hai la conoscenza del tuo corpo, non hai nulla, che per forza non ti può venire anche quello, anche ammettendo che tu ce l'avessi, tutta questa grande personalità, che io personalmente non vedo, ma un minimo di arrosto sotto lo devo avere, non posso avere solo fumo. Io non mi sento così inutile a livello personale, probabilmente so guarda che qua stiamo parlando di danza, non stiamo parando di personale, sì, o stai parlando di personalità, personalità nella danza, perché sì, non mi nella danza non credo di non, io so di averla, però probabilmente so che ho questa carenza nella tecnica classica e quindi mi scoraggia tanto, perché no, vorrei... No, Valentina, tu non hai carenza nella tecnica classica. Vabbè, non ce l'ho proprio, no, ok. Ma anche quella moderna, perché se tu vuoi fare la tecnica moderna devi aver studiato non solo il classico, ma anche tutte le tecniche di moderno. Tu non ce le hai. Tu non ti puoi, non è che non ti puoi permettere di fare una coreografia dove ci sono quattro passi di classico o quattro passi di tecnica. Non ti puoi permettere di fare niente. Sono consapevole che io ho delle carenze che però voglio colmare con una forte personalità, come dice lei, le vorrei colmare. Ma non è possibile, perché non hai delle forti carenze, tu sei una carenza. Tu sei una carenza unica, non hai delle forti carenze che puoi capito, compensare con la personalità o col carisma, che ti ripeto, io non vedo. Magari potrà venire fuori, magari studierai 10 anni, magari fra 10 anni avrai la coscienza fisica per avere la sicurezza di poter tirar fuori quello che tu senti dentro di te, ma adesso non c'è, non c'è.